oggi andiamo sempre a lavorare sulla verticale sulla testa. La scorsa settimana abbiamo fatto la frog stand, quindi andando ad appoggiare le ginocchia sulle braccia. Questa volta proviamo ad andare a lavorare invece con le ginocchia al petto. Cerchiamo sempre di lavorare sui tre appoggi, quindi mani e testa. La disposizione deve formare sempre un angolo equilatero, quindi il nostro cuscino, il nostro avviamento che utilizzeremo, lo portiamo leggermente più avanti rispetto a dove appoggiamo le mani. Vado ad appoggiare il centro della testa. Con i piedi, prima cosa importante, vado sempre a camminare in avanti, vado a portare il bacino in alto. Poi provo, o partendo dalla frog stand o direttamente da terra, a portare le ginocchia verso il petto. Dopo che ho lavorato sulla tenuta, quindi se riesco a gestire bene la posizione di ginocchia al petto, quindi sono raccolto diciamo a pallina con le ginocchia vicino al corpo, posso provare ad andare a lavorare a stendere, alternando gamba destra e gamba sinistra. Quindi sollevo bene il bacino, cammino in avanti, porto bene le ginocchia al petto, da qui provo a stendere una gamba verso l'alto e torno a raccogliere al petto. Ripeto con l'altra gamba e torno lì. Riposo. Invece che fare sempre un numero di ripetizioni definito, potete fare come abbiamo lavorato la scorsa volta, tenete 5-8 minuti di lavoro in cui cercate di accumulare più ripetizioni possibili di stendo una gamba e stendo l'altra gamba.